Per quale motivo accadono frane, smottamenti e alluvioni? Alcuni fattori naturali contribuiscono, come piogge abbondanti o aumenti della temperatura, ma in un ambiente intatto, però, il loro impatto è trascurabile. Il principale responsabile, quindi, è l'uomo. In condizioni normali la vegetazione riduce il rischio di frane perché le radici consolidano il terreno e poi l'acqua piovana, se non è assorbita dalle radici e dal terreno, ingrossa fiumi e torrenti facendoli esondare. Un pendio boscoso invece è molto più stabile di uno disboscato. I primi insediamenti umani erano sempre vicino all'acqua, perché l'acqua è indispensabile, ma risiedere vicino all'acqua comporta il rischio di alluvioni. Le rive e l'argine di un fiume ci sono sempre le golene, che sono come degli invasi di emergenza che si allagano quando il fiume si ingrossa, però spesso oggi sono occupate da costruzioni. E poi spesso si ripuliscono dalla vegetazione, che invece serve a rallentare la velocità dell'acqua. L'urbanizzazione intensa, la costruzione selvaggia hanno assediato i fiumi e ne hanno aumentata la pericolosità. Molti grandi corsi d'acqua sono diventati protagonisti di alluvioni catastrofiche. Negli ultimi decenni la pressante richiesta di spazi per costruire ha provocato la cementificazione dei corsi d'acqua. I fiumi sono stati ristretti, sono stati imbrigliati dentro sponde di cemento, costretti dentro tubature e in questo modo il rischio di alluvioni è aumentato perché l'acqua senza ostacoli scorre più forte. Inoltre, eliminare i fiumi ha eliminato grandi ecosistemi fluviali, con la vegetazione, la flora e la fauna. È quello che succede in Liguria, a Genova, dove diversi torrenti sono stati coperti di cemento e costretti a scorrere dentro tubature. Alcune case si trovano proprio sopra i torrenti e sopra il loro alveo. Basta una piena improvvisa e interi quartieri della città di Genova finiscono sott'acqua. Nelle città il suolo è impermeabilizzato dall'asfalto e questo aumenta il rischio perché l'acqua non può penetrare nel terreno e tende a ruscellare, provocando allagamenti e frane. In Italia più dell'80% dei comuni sono a rischio. 6 milioni di persone, 6.000 scuole, 500 ospedali, 500.000 fabbriche. Se aggiungiamo le case, raggiungiamo. Anzi, superiamo il milione di edifici. In Italia in un secolo ci sono state 500.000 frane, più del doppio di tutto il resto d'Europa. Cosa possiamo fare per prevenire le frane? Prima di tutto dobbiamo smettere di togliere alberi dalle fiancate delle colline. Non bisogna costruire a ridosso di colline instabili. E poi, dove il danno è già stato fatto, bisogna intervenire piantando alberi e consolidando i versanti con muri, gabbioni o reti metalliche. Non deve più succedere quello che è capitato in Liguria, dove
dove le piogge intense hanno fatto franare un pezzo del cimitero cittadino, facendo finire in mare decine e decine di bare.